La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al Dadone. Col parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Milanato, Cova, Albanella, Dall'Osso, lo aspettiamo, Vico, Tripiedi, onorevole Tripiedi, io ho davanti l'onorevole Cominardi, quindi non vedo, ok. Altri? Che succede? La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al Di Vita, numero 8, parere contrario di Commissione Governo. Onorevole Di Vita, prego. Sì, grazie Presidente. Diciamo che questa è la stessa vicenda che ha vissuto la collega Chimienti, nel senso che in Commissione abbiamo parlato di questo emendamento che semplicemente propone la rilevazione della soddisfazione degli utenti o dei loro familiari presso tutte le strutture ricomprese all'articolo 1. Mi è stato detto di ripresentarlo in aula perché probabilmente sarebbe stato accettato perché avevamo avuto cioè la maggioranza credeva che fosse già presente nella normativa. In realtà è presente già nella normativa per quanto riguarda le strutture prettamente ospedaliere. Tra l'altro non lo fanno tutte le ASL e soprattutto non pubblicano i risultati, non tutte almeno, pubblicano i risultati sul sito istituzionale delle strutture stesse. Quindi noi proponevamo di allargare questa modalità di raccolta delle opinioni dei familiari a tutte le strutture che sta trattando questa proposta di legge, quindi dagli asili alle scuole, ma soprattutto le case di cura, RSA, eccetera. Quindi questo si tratta semplicemente di un ordine del giorno, l'accoglimento di questo ordine del giorno mi sembrava il minimo, visto che l'emendamento una volta mi è stato detto che era possibile accettarlo, poi è stato votato sfavorevolmente, quindi chiedo almeno di sapere le motivazioni per cui nemmeno l'ODG possa essere accettato. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi, contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Micillo, Colletti. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Iannuzzi favorevole, 10 Mucci favorevole, 12 Giuseppe Guerini, riformulazione accolta.